Va bene. Allora, oggi dedicheremo la prima ora circa a completare l'argomento sui diagrammi concettuali, completarlo almeno dal punto di vista delle informazioni teoriche che ci servono, poi andremo ancora avanti un pochino a fare esercizi, sicuramente ancora la prossima sezione di laboratorio, e poi nella seconda ora andremo avanti sulla parte, sul capitolo introduttivo. No, vi avevo detto che il capitolo introduttivo lo prendiamo a pezzettini, no, via via andiamo avanti un pochino intercalandolo con gli argomenti più tecnici. Allora, riprendiamo la modellazione concettuale per magari fare qualche puntualizzazione rispetto all'esercizio che abbiamo fatto la volta scorsa, martedì, e completare i costrutti che non abbiamo ancora visto. Avendo voi ormai provato già a sperimentare queste cose in laboratorio, magari avete anche una percezione più diretta di quelle che sono le difficoltà o le domande da farsi. Allora, vediamo prima di finire i vari costrutti, poi andiamo a riprendere e fare qualche ragionamento sul nostro esercizio, e ragionamenti che magari potete anche proiettare sull'esercizio che avete fatto in laboratorio, di cui per oggi non voglio ancora discutere perché magari qualcuno non l'ha fatto ieri e allora voglio dare il tempo per pensarci, quindi ne discuteremo magari giovedì prossimo. Allora, la volta scorsa ci eravamo fermati essenzialmente discutendo sulle molteplicità delle relazioni, quindi ogni relazione per essere completamente definita devo definire sia il nome ci serve per riuscire a capire, no, il significato di quell'informazione, ma soprattutto le molteplicità, che sono quelle che danno poi essenzialmente i vincoli di esistenza, i vincoli di univocità oppure meno, oppure molteplicità di una certa, di un certo lato della relazione. Okay? A volte vedo qualcuno, mi fa vedere un esercizio e mi dice: è giusto secondo te, però non ci sono le molteplicità. E senza la molteplicità è come se mi chiedeste se in italiano una frase è corretta se non mi avete messo il maschile e il femminile o il singolare e il plurale, oppure non avete deciso i tempi, avete ancora messo i verbi all'infinito senza declinarli al tempo giusto. Può essere giusta se però i dettagli quadrano, no? Quindi non è una decorazione, ma effettivamente è un'informazione molto importante. Poi, nella progettazione degli attributi, si incastrano un po', in qualche modo, si possono un po' sovrapporre informazioni che potrei dare, che potrei fornire attraverso gli attributi, o informazioni che potrei fornire attraverso le relazioni. Una domanda che dobbiamo farci quando definiamo gli attributi, no, di una classe, è chiederci se quell'informazione è un'informazione primaria o un'informazione derivata. Se io considero ad esempio la classe impiegato che c'è qui nella slide e vedo che è un attributo età di tipo intero, ma questo non mi piace tantissimo perché l'età ha il brutto difetto che tende ad aumentare, no? Ogni anno cambia. La stessa informazione sul fatto di quanto è vecchia una persona la potrei ottenere se avessi un altro dato, cioè la data di nascita. Allora, la data di nascita è il dato vero. L'età è il dato originario, di partenza. L'età di una persona è un dato derivato. Derivato dalla data di nascita conoscendo la data corrente. È la differenza tra la data corrente e la data di nascita espressa in anni. Ok? Alla domanda quando sei nato mi dai sempre la stessa risposta, alla domanda quanti anni hai mi dai sempre risposte diverse. Allora, quando definiamo degli attributi chiediamoci sempre: ma questo attributo è il dato di partenza
oppure è un dato derivato ricavabile da un dato di partenza, perché a questo punto conviene nel modello concettuale sempre riportarsi i dati di partenza, anche perché costa meno gestirli. Cioè, voi immaginate, se dovessimo mantenere nel database l'età delle persone, vuol dire che noi dobbiamo avere un processo che tutte le notti gira, va a vedere di chi è stato il compleanno oggi e gli incrementa di uno l'età. Un lavoro del tutto inutile se invece mi registro la data di nascita e l'età la calcolo tutte le volte che mi serve, ogni qualvolta mi serve. Un altro esempio un po' meno visibile, ad esempio, è il numero di abitanti di una città. Allora, di per sé, se vedessi la classe City da sola, sarebbe perfettamente ragionevole dire che una città è caratterizzata da un nome, una denominazione e dal numero di abitanti residenti in quella città, se guardassi solo la classe City. Ma guardandola nel contesto di questo diagramma concettuale, vedo che questa classe City è collegata a una classe persona, in questo caso è una sottoclasse impiegato, attraverso una relazione di residenza. Allora, io qua avrei una scelta. Se mi chiedessero quante persone risiedono in quella città, io potrei calcolarlo in due modi. Vado a vedere questo numero, oppure vado a contare per questa città quanti impiegati sono residenti, quante persone sono associate a quella città attraverso la relazione di residenza. Cioè conto le occorrenze. Allora, ogni qualvolta in un modello, non solo nel modello concettuale, abbiamo due modi per ottenere un'informazione, ci stiamo facendo del male. Perché c'è sempre il rischio che, guardandolo in un modo, guardandolo nel modo o nell'altro modo, otteniamo risultati diversi. Non perché i risultati siano effettivamente diversi, ma perché il modello magari è disallineato. Quando ho aggiunto un residente mi sono dimenticato di incrementare gli abitanti o per qualche altro motivo. Quindi avere due luoghi in cui è rappresentata la stessa informazione porta lavoro a doppio, tutte le volte che devo modificare quell'informazione, perché devo aggiornarla in due posti, e rischio di disallineamento. Quindi noi abbiamo la tendenza sempre a creare dei modelli che siano minimali da questo punto di vista. Cioè meno, diciamo così, costrutti possibile il numero minimo di informazioni che mi permettono di rappresentare tutto ciò che mi serve. La ridondanza è male, no? In questo tipo di modellazione, perché ti porta a dire due volte la stessa cosa e nel momento in cui dici due volte la stessa cosa c'è il rischio che tu la dica in due modi diversi, sempre. Quindi cerchiamo di evitare alla fonte la possibilità di sbagliare. Okay? Quindi in questo caso l'attributo età andrebbe sostituito con un attributo, un attributo data di nascita, e l'attributo abitanti non serve, perché ogni qualvolta voglio conoscere il numero di abitanti posso semplicemente contare i residenti, cioè le entità che sono legate alla connotazione di residenza alla città che mi interessa. Ok? Quindi se riusciamo appunto a semplificare da un lato o eliminare gli attributi perché ci accorgiamo che sono ridondanti, lo possiamo fare, anzi lo dovremmo fare. Ok, poi un altro paio di costrutti che non avevamo, diciamo così, di importanza minore, che non avevamo avuto tempo di vedere la settimana scorsa, sono questi, di cui uno è l'aggregazione. Allora, l'aggregazione è un tipo particolare di relazione, qui siamo sempre nelle relazioni. La volta scorsa abbiamo visto brevemente e poi la riprendiamo oggi, la relazione di specializzazione. Una classe è un tipo particolare di un'altra classe. Questa è diversa. Questa dice che a un oggetto di una determinata classe, la classe A, è composto, è costruito da pezzi, scusate se uso questo termine grezzo, ma così ci rimane meglio in testa,
che sono composti, che sono oggetti della classe B. Quindi la narrazione parte di B è parte di A, oppure A è composto da parti e queste parti sono dei B. Quindi l'oggetto A è un oggetto indipendente dagli oggetti B, però B, gli oggetti B contribuiscono a comporre un oggetto di tipo A. L'esempio che avevamo fatto la volta scorsa dell'auto e delle quattro ruote, qui calzerebbe a pennello. Un'auto A è fatta e composta, tra le altre cose, da un motore, da finestrini, sedili e anche ruote. Quindi tra auto e ruote ci può stare una relazione di aggregazione, cioè bisogna aggregare degli elementi di tipo B per ottenere un elemento di tipo A. Non è una relazione particolarmente complessa o diversa dalla relazione normale, è una scorciatoia per rappresentare una relazione uno a molti. Il significato di una relazione di aggregazione significa che B sono i pezzi con cui costruisco A. E quindi la cardinalità da questo lato deve essere per forza sempre 1. E la cardinalità da questo lato sarà sempre molti. In casi rari si può pensare anche 1, è composta da un pezzo e uno solo. No? Il cellulare ha la batteria, ce n'è una. Allora in questo caso potrebbe essere 1. Quindi qui è 1 o molti la cardinalità, quasi sempre molti, ma non è escluso il caso che possa essere 1. Ma dal lato sinistro, verso A, invece la cardinalità è sempre sottinteso 1, infatti non va neanche specificata, non bisogna dirlo, è sottinteso. Quindi a livello grafico, se volete usare questo simbolo di part of, di B è una parte di A, diciamo così, accelera un pochino il ragionamento perché lì riconosco un certo pattern in cui sto descrivendo come è fatto un A, è fatto da pezzi di B, pezzi di C, pezzi di D, che sono relazioni di aggregazione. E la cardinalità da un lato è implicita e uguale a 1. Ma se voi lo descrivete, come l'avevamo fatto nell'esempio prima, con una relazione 1 a molti tra auto e ruote, va bene lo stesso. È la stessa cosa alla fine. Questa è una relazione 1 a molti, disegnata così, un po' più veloce da leggere perché questo rombo, no, che c'è a un lato della relazione mi dice già la cardinalità e la natura di questa relazione, a che cosa serve. E quindi se abbiamo un oggetto composto, lo possiamo descrivere così. C'è un'auto, è composta da un motore, uno, da quattro ruote, da un lettore CD e eventualmente altre parti. Tutte relazioni di tipo composizione o aggregazione, in cui leggiamo che la ruota, il pneumatico, è una parte dell'auto e l'auto è fatta di molte parti. Okay? Vedetela solo come una scorciatoia quando vi fa comodo esprimere queste cose. Qui c'è un concetto superiore e dei concetti inferiori. L'auto è il concetto superiore che aggrega a sé dei concetti inferiori, ma sono elementi distinti. Cioè ho un'auto, numero di serie, numero di telaio 1203, ho un motore, numero di serie, che è il numero di serie del motore, per una certa cilindrata, un certo peso, un certo fornitore, eccetera. Sono due oggetti distinti che io collego, ok? È diverso, poi torno qua, nella generalizzazione. Vi faccio il parallelo subito così chiariamo la potenziale ambiguità. La generalizzazione che indichiamo con un triangolo anziché con un rombo, l'abbiamo già accennata la volta scorsa, vi permette di definire una classe più astratta che viene specializzata da una o più classi più concrete, più specifiche, più dettagliate. Okay? Questa però non è una vera relazione come le altre, che mette in collegamento due elementi di due classi diverse. Non ve l'ho venduta così la volta scorsa. La volta scorsa questa ve l'ho venduta dicendo questa è una scorciatoia, immaginatevi di fare copia e incolla degli attributi di person dentro student
e degli attributi di person dentro employee. Quindi io non ho, se ho uno studente, non ho un oggetto della classe studente e un oggetto della classe person che sono messi in relazione. No. Ho un oggetto della classe studente, punto. Che essendo della classe studente ha anche su di sé tutti gli attributi della classe person e tutte le relazioni che avvengono sulla classe person. Infatti questa relazione non ha né un nome né una cardinalità. Perché non è una relazione, anzi ho detto male io a dire questa relazione, cioè questa simbologia di specializzazione non ha un nome, non ha una cardinalità. Serve a dire, la settimana scorsa dicevo, a mettere a fattor comune le proprietà di person che sono comuni tra employee e student. Okay? Quindi possiamo avere un elemento che è semplicemente una person, un elemento che è un employee, ed essendo employee è anche lui person, oppure un elemento student che essendo student è anche person. Okay? Nella nostra metafora dei fogli di carta non abbiamo un foglio di carta, se tu sei studente non hai un foglio di carta che ti descrive come student e un altro che ti descrive come person. Hai un foglio di carta unico intitolato student, dentro il quale c'è un riquadro che ti dice dimmi i tuoi dati in quanto person e dimmi i tuoi dati in quanto student. L'employee avrà un foglio di carta analogo e la parte dei dati in quanto person sarà uguale, la parte dei dati in quanto employee sarà diversa. Qui ci sono moduli che si somigliano nella prima metà e sono diversi nella seconda metà. Se invece volessi rappresentare una persona che non è né un impiegato né uno studente, lo riempio solamente la prima parte del modulo, cioè ho solamente un'istanza, un oggetto all'interno della classe person, che non è né student né employee. Questo lo possiamo visualizzare in questo modo. Mentre in una relazione, relazione 1 a molti, o anche la relazione di aggregazione, abbiamo due classi distinte, due insiemi distinte, e delle frecce che collegano gli elementi di un insieme con gli elementi dell'altro insieme, qui stiamo semplicemente dando dei nomi, delle denominazioni, delle qualifiche particolari ad alcuni elementi di una classe più ampia. Quindi descriviamo un sottoinsieme degli elementi e non una relazione con un insieme esterno. È proprio una cosa, diciamo, qualitativamente diversa ciò che stiamo facendo qua. Allora, se è vero che employee e student sono sottoinsiemi di person, potremmo chiederci, dal punto di vista insiemistico, ma questi due sottoinsiemi si possono intersecare? Cioè, è possibile che un employee sia anche uno student? In generale, dipende, la risposta è dipende. Ci saranno dei casi in cui è possibile, lo accettiamo, ci saranno dei casi in cui invece non lo accettiamo. Non è accettabile. Nel caso specifico è possibile. A me è capitato due o tre volte di persone che sono dipendenti del Politecnico che si sono iscritti a dei corsi all'interno del loro percorso di formazione lavorativo. Perché devi andare a comprare un corso fuori quando qua facciamo questo di mestiere. Quindi sarebbe possibile, in quel caso, in quel contesto, quella persona ha tutte le informazioni che lo qualificano come persona, tutte le informazioni che lo qualificano come dipendente, ma anche tutte le informazioni che lo qualificano come studente. Ma è sempre la stessa persona, è sempre lo stesso elemento. Quindi una prima distinzione è chiederci se quando io ho una classe particolarizzata in più sottoclassi, se queste sottoclassi tra di loro sono mutuamente esclusive oppure possono essere inclusive, cioè un elemento può far parte di più sottoclassi. Per queste due differenze non c'è una simbologia, dal diagramma non si capisce. È una domanda che mi devo fare, prendo nota da qualche parte, ma di per sé non c'è un simbolo apposta. Questa è la prima domanda che mi viene in mente quando vedo due sottoinsiemi.
L'altra domanda che mi viene in mente quando vedo due sottoinsiemi, e quindi una particolarizzazione, una specializzazione, è: possono esistere degli elementi come person che fanno parte dell'insieme grande ma non dell'insieme piccolo? Cioè, i sottoinsiemi che ho definito definiscono una partizione completa dell'insieme di partenza? Oppure c'è ancora un fuori degli elementi che non sono nei sottoinsiemi? Se i sottoinsiemi sono maschio e femmina, tipicamente saranno una partizione completa. Non esiste un altro, oppure un non specificato. Mentre invece, in altri casi, potrebbe esistere. No? E quindi l'altra domanda che dobbiamo farci è se questa specializzazione è una specializzazione totale o parziale. La specializzazione totale significa che, in termini insiemistici, che l'insieme delle sottoclassi forma una partizione dell'insieme di partenza. Cioè lo divide in parti senza lasciar fuori nulla. Altrimenti può essere una specializzazione parziale in cui alcuni elementi dell'insieme madre, dell'insieme grande, appartengono a una sottoclasse e altri no, e altri non appartengono a nessuna sottoclasse. Anche qua sono valide entrambe le possibilità, dipende da che cosa vogliamo modellare, da qual è il tipo di informazione che vogliamo modellare. Okay? Queste due domande, la specializzazione è una specializzazione totale e la specializzazione è una specializzazione esclusiva, sono indipendenti tra di loro. Quindi possiamo trovare tutti i casi possibili. Alcuni hanno più senso di altri, però possiamo avere una specializzazione totale esclusiva, allora in questo caso è una vera partizione. Divido in parti mutuamente separate l'una dall'altra e che complessivamente raccolgono l'intero insieme. È quella più bella, più pulita, più semplice. Oppure posso avere una specializzazione totale inclusiva, un po' più difficile da visualizzare perché vuol dire che ho dei sottoinsiemi che non lasciano fuori nulla, ma questi sottoinsiemi tra di loro si possono sovrapporre. Mi viene difficile trovare degli esempi facili su questa. Però insiemisticamente ce la possiamo vedere, no? È vietato stare al di fuori dei sottoinsiemi, ma questi sottoinsiemi si sovrappongono. Un esempio potrebbe essere, un po' tirato, potrebbe essere la nazionalità. No? È possibile avere più di una nazionalità, quindi puoi avere una nazionalità, non so, sia italiana che spagnola, se hai magari genitori di stati diversi, quindi hai due passaporti, ma almeno una nazionalità deve averla. Poi non è vero, perché puoi anche essere apolide, ma vabbè, semplifichiamo un po' per tirare fuori un esempio. Così come possiamo avere specializzazioni parziali, a questo punto esclusive o no, cambia poco, in cui ci sono appunto gli elementi che possono rimanere fuori. E una di queste, qualcuno ieri l'ha già fatta nel laboratorio, quando c'era il discorso, una pianta che non è un albero, allora esistevano degli elementi che non erano specializzati perché di questi non c'erano informazioni in più. Ma vi ho promesso che non parlavo dell'esercizio di ieri, quindi... Ecco, poi, sempre riprendendo ma approfondendo un po' le cose che abbiamo già accennato, c'è il discorso della classe di associazione, the association class, che abbiamo già usato nei nostri esempi, e che è un po' sfortunata dal punto di vista grafico, no? Perché per come è disegnata sembra una classe. In realtà non è una classe, è sempre un'associazione. Ed essendo un'associazione, può esistere solo quando collega un elemento della classe A con un elemento della classe B. Quando esiste, perché collega quei due elementi, compatibilmente con le cardinalità, allora possiamo aggiungere delle informazioni su quella linea, su quella freccia. Ok? Allora, è comodo, perché io dico, vabbè, io la relazione tra consulente e compagnia ce l'ho già, una volta che ho questa relazione,
ci scrivo qualcosa in piccolo sopra perché mi serve, mi fa comodo ricordarmelo. Però per questo questi attributi sono attributi non di una classe ma di una relazione e hanno una serie di limitazioni. Avremo una serie di limitazioni. La prima vera limitazione che purtroppo Asta non capisce è che questa non è una vera classe. Quindi è sbagliato concettualmente far partire o arrivare delle relazioni da qua. Non dovrebbe lasciarvi, purtroppo vi lascia, no? Disegnarle. Ma non ha senso, non vuol dire nulla. Perché vorrebbe dire fare una relazione su una, in cui uno dei due capi è a sua volta una relazione. Che cosa vuol dire? Mi viene mal di testa pensarlo, no? Noi non facciamo, ci sarebbe un modo di modellare queste cose, ma sarebbero le relazioni ternarie e quaternarie, mentre noi pensiamo solamente a quelle binarie. Non ce ne preoccupiamo, qui non le usiamo, ok? In un certo senso, questa modellazione con la classe di associazione è all'incirca equivalente a una modellazione fatta qua sotto, nella stessa slide, che usa una classe intermedia. Allora, quella parola equivalenza leggetela tra virgolette, perché poi scopriremo che non è una vera e propria equivalenza, ma quasi. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che sopra abbiamo un'azienda, un consulente, il consulente può lavorare per l'azienda, poi abbiamo una molteplicità, molti e molti, che vuol dire che quello stesso consulente può lavorare per molte aziende e quell'azienda può avere molti consulenti, e per ciascuno di questi c'è un importo che viene pagato al consulente quando lavora per quell'azienda. Nella rappresentazione di sotto cosa sto dicendo? Sto dicendo che io ho un'azienda e un consulente, i quali possono stipulare dei contratti. Un'azienda può stipulare molti contratti e per ciascun contratto è coinvolto un consulente. E ogni consulente può avere molti contratti e per ciascun contratto c'è una sola azienda, ovviamente, che è responsabile di quel contratto. Lui può avere molti contratti da molte aziende diverse, ma per ciascun contratto il committente è uno solo. Okay? E il contratto specificherà, tra le altre cose, l'importo dovuto di pagamento al consulente. Allora, le due rappresentazioni dicono praticamente la stessa cosa. No? Dicono che un consulente può lavorare per tante aziende diverse e l'importo che percepisce dipende dall'azienda. Oppure sto dicendo che un'azienda può avere tanti consulenti diversi e ogni consulente mi costa un importo diverso. Ma sia sopra che sotto sto dicendo la stessa cosa. Quindi queste due rappresentazioni sono quasi equivalenti, e sul quasi torniamo tra un secondo. E qual è la regola di equivalenza? Beh, la regola di equivalenza è che quando ho un'association class, la posso rimpiazzare con una classe intermedia, a patto che le due cardinalità estreme, all'estrema sinistra e all'estrema destra, siano sempre 1. Perché questo 1-1 mi ricorda il fatto che la relazione sopra partiva da un oggetto e arrivava a un oggetto. E quindi devo aver bloccato i due oggetti da un lato e dall'altro, a cui associare l'informazione. E poi la cardinalità di consultant vista da company, cioè, se sono dentro una company, che cardinalità vedo? Vedo quella dall'altro lato. Sopra, nel disegno sopra, mi chiedo, data una company, quanti consultant può avere? Molti. Sotto, mi metto dentro company e mi chiedo, data una company, quanti contratti può avere? Molti. Allora, quelle due cardinalità devono coincidere. Altrimenti sto modellando una cosa diversa, non sono equivalenti. E viceversa le altre. Quindi sembra che si incrocino, ma in realtà se mi metto dentro la classe company, ciò che vedo di là è consultant e sotto ciò che vedo è contract. Si chiama in un modo diverso, ma deve essere sempre molti la cardinalità dell'incarico professionale che do a questo consulente.
Quindi le due cardinalità esterne, 1 e 1, devono essere fisse, le due cardinalità, diciamo così, interne di questa tripletta sono uguali a quelle che avevo sopra, scambiate di posto, diciamo. Io impararmi la regoletta scambiate di posto non ce la faccio perché è antintuitiva, basta riragionare ovviamente su che cosa fa la company, su che cosa fa il consultant, cioè le solite domande che ci facciamo per definire le cardinalità. Allora, se sono praticamente equivalenti queste due modellazioni, quale devo preferire in quale caso? Allora, ho detto quasi equivalenti perché la seconda in realtà è più generale. La posso usare in più casi. Primo tra tutti, quando questo contract a sua volta debba partecipare ad altre relazioni. Se io voglio, dato quel contratto, sapere se è stato stipulato, che ne so, con secondo la legge italiana, quella francese, quella tedesca, perché lavoriamo in Europa, io dovrei mettere in relazione il contratto con la legislazione. E sopra non posso, perché dicevamo quella sopra non è una classe vera, quindi a sua volta non può partecipare in relazione. Quindi qualora la classe intermedia a sua volta debba partecipare in relazioni, la devo fare come classe vera e non come classe di associazione. Poi ci sono un altro paio di, diciamo così, differenze un pochino più fini, ad esempio la determinazione dal punto di vista logico della fee, no? Dell'importo. Qui l'importo è definito conoscendo la coppia consulente azienda. Qua sotto l'importo è un attributo di una classe sua, di una classe speciale, specifica, che è la classe contratto. Quindi in qualche modo qui è più esplicito che la fee sia una funzione del contratto, mentre sopra la fee è una funzione della coppia consulente azienda. È più un aspetto interpretativo che non pratico, cioè dal punto di vista pratico cambia poco, però dipende un po' come intendiamo la determinazione della fee. Ogni contratto qua può specificare una fee diversa, indipendentemente dal consulente dell'azienda. È una variabile più indipendente, se si può dire, dell'altra. Ma la vera limitazione è quella che, e su questa ci si incappa purtroppo spesso, cioè si verifica, è che una classe di associazione è pur sempre un'associazione. E dal punto di vista insiemistico collega un elemento, un oggetto della classe A con un oggetto della classe B. E dal punto di vista insiemistico due oggetti sono collegati o non sono collegati, o sì o no. Se sono collegati ho delle informazioni in più. Ok, non è possibile, sempre dal punto di vista insiemistico e quindi del modello che sta dietro a questi diagrammi, che due oggetti siano collegati più di una volta. Cioè, così come in un insieme non posso mettere due volte lo stesso elemento, due elementi non potranno essere collegati da più di una relazione dello stesso tipo. Quindi, in un caso di questo genere, diagramma di sopra, è impossibile per il mio modello rappresentare il fatto che quel consulente lavori per quell'azienda due volte. Io mi posso chiedere, il consulente ha lavorato per l'azienda? Sì? No. Se sì, per quanto? Per quanto denaro? Però non ho modo di rappresentare il fatto che quel consulente abbia lavorato per quell'azienda due volte. Se è vietato che quel consulente lavori per quell'azienda due volte, è ottima quella modellazione. Facciamo un esempio, studente supera esame. Voi non potete superare lo stesso esame due volte. Una volta che l'hai dato, boh, non puoi ridarlo. Se è superato, se è bocciato puoi divertirti tanto quanto vuoi, ma se è superato, no. Allora lì è giusto che la stessa coppia, studente, esame,
per la relazione superato non si ripeta più di una volta. E quella è una relazione che ha degli attributi che sono la data di superamento e il voto. Allora in quel caso è perfetto. Invece ci sono degli altri casi come questo in cui non si vede perché un consulente che ha lavorato per un'azienda non possa lavorarci una seconda volta. Allora, quando deve essere possibile, quando ci interessa, ci serve che quella relazione in qualche modo venga ripetuta, non posso usare una semplice association class, ma devo usare una classe intermedia. Quindi vorrà dire che quel consulente farà un altro contratto con la stessa azienda. Ma se ha un altro contratto, quell'altro contratto sarà relativo a un solo consulente che guarda caso è lo stesso di prima, e a una sola azienda che guarda caso è lo stesso di prima, ma non c'è niente di male, non sto violando nessuna delle cardinalità. Ok? Quindi nel caso in cui voglio, ho una relazione che in qualche modo si deve poter ripetere, e la domanda me la chiedo soprattutto quando ho una delle informazioni associate alla relazione, perché se non avessi nessuna informazione associata non vuol dire niente ripeterla più volte, perché non sto dando dati diversi. Però quando ho un'associazione che si porta dietro una classe di informazione, se questa classe di informazione deve essere ripetibile, voglio che possa essere ripetuta, devo usare una classe intermedia vera. Altrimenti posso, o meglio devo, usare la classe di associazione se non voglio che sia ripetibile. Quindi sono sfumature abbastanza piccole che forse possiamo capire un po' meglio provando a visualizzare le relazioni, ma adesso devi dirmi cose che non mi interessano, le relazioni sotto forma di tabella. Se io ho una classe di associazione, parliamo di una relazione normalissima, consulente lavora per azienda. Cos'è una relazione? È un sottoinsieme del prodotto cartesiano. Cioè un sottoinsieme delle coppie consulente-azienda. Quindi io posso avere una serie di consulenti, consulente 1, consulente 2, consulente 3, consulente 4, consulente 5. Posso avere una serie di company, chiamiamole con la Y, Y1, Y2, Y3, Y4. Questi sono i possibili oggetti della classe consultant, questi sono i possibili oggetti della classe company. Le caselle intermedie, qui, che ci stanno qua in mezzo, sono sono le possibili intersezioni, coppie di consulente e azienda. Allora, in una relazione normale, una qualunque relazione, io posso immaginarmi di mettere delle X dicendo questo consulente lavora per questa azienda, questo consulente lavora per questa azienda e così via. No? Usiamo come strumento per aiutarci a visualizzare le relazioni. Una relazione, le relazioni uno a molti o molti a molti, sono relazioni nelle quali è possibile mettere più di una X in una determinata colonna o più di una X in una determinata riga. Quindi se io ho una cardinalità molti dal lato company, vuol dire che lo stesso consultant può lavorare per più company. Da un consultant vedo tante company e quindi avrò tante caselle accese. Se invece avessi una cardinalità 1 lato company, ogni consultant può lavorare per una sola azienda e allora in ogni riga potrà esserci una sola X. La stessa cosa invece sul lato sinistro, la cardinalità lato consultant è molti nel nostro caso, no? Nella figura era molti qua, e quindi vuol dire che per ogni colonna posso avere, come ad esempio nel caso di Y2 e di Y4, più di una X, più di un consulente coinvolto. Questa è una relazione normale.
Quando nella relazione aggiungiamo un'association class, significa che in quella casella non ci mettiamo solo una spunta, una x, un 1, ma ci mettiamo un valore, o un insieme di valori, dipende da quanti attributi ci mettiamo nella association class. E quindi diciamo, in questo caso abbiamo un unico attributo che è una fee, e quindi diciamo che questo qui lo fa per 100 euro, questo lavoro, questo lo fa per 90 euro, perché magari è un lavoro più piccolo, questo lo fa per 200 euro, 111 euro, perché è facile da scrivere, 8 euro perché semplicemente deve fare delle fotocopie un pomeriggio, e 10 euro qua, metto a caso. Y4 paga poco, si sapeva. Allora, questo è il modo in cui ci visualizziamo una association class. In cui, quando un consulente lavora per un'azienda, e quindi dove c'era la X, a quella X sono associate le piccole informazioni aggiuntive, appese lì. Adesso, vedete che qua proprio non ce la facciamo a dire che C4 lavora per Y3 un'altra volta con un'altra fi. Non ci sta. Ok? Non si può, non c'è il posto per metterlo, per scriverlo. Per poter rappresentare questo dobbiamo disaccoppiare il consulente dalla compagnia attraverso la classe intermedia. Allora, attraverso la classe intermedia cosa avremo? Avremo, lo faccio qua sotto, una tabella consulente contratto, i contratti chiamiamoli con la K, K1, K2, K3, K5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, K6, K7, e poi a parte avrò la relazione tra company e contract. Le company erano 4, quindi company è qua, Y1, no, aspetta, no, sotto, sotto, Y1, Y2, Y3, Y4. E quindi qui cosa sto dicendo? Fatemi cancellare un po' di righe così riusciamo a vedere magari tutto insieme. Sì. Allora, sto dicendo che il consulente 1 non ha contratti, non ha mai lavorato. Il consulente 2 ha avuto un contratto con l'azienda Y4. Quindi diciamo che il contratto 1 è tra il consulente C2 e l'azienda Y4. Contratto 1, consulente C2, contratto 1, azienda Y4. Sono due relazioni tra contratto e consulente, contratto e company. Relazioni con cardinalità 1. In ogni colonna K1, K2, K3 deve essere una X sola, una in corrispondenza del consultant e una in corrispondenza della company. Poi diciamo che questo contratto è K2, quindi contratto 2 fa lavorare C3 per Y2, quindi K2 fa lavorare C3 per Y2. Il contratto 3 magari è questo, gli altri contratti 3, 4, 5, 6 fanno lavorare tutti C4, quindi contratto 3, 4, 5, 6 fa lavorare C4. Rispettivamente per Y1, K3 lavora per Y1, K4 è stipulato da Y2, K5 da Y3, K6 da Y4. Allora,
In verticale vedete che la molteplicità è sempre 1, verso i due esterni. In orizzontale la molteplicità può essere molti, C4 a 4 contratti, Y2 a 2 contratti, Y4 a 2 contratti. Quindi una cardinata molteplice verso contract. E dove sta scritta la fi? Beh, la fi sta scritta dentro il contratto, negli attributi del contratto. Qui gli attributi non ci sono perché abbiamo disegnato solamente le relazioni. Non abbiamo disegnato le classi. Però immaginate che K1 è un foglio, si chiama contratto K1, committente, consulente, onorario. Ok? Quindi, questo l'abbiamo fatto per dirimerci i dubbi nel caso dell'association class, però se vi serve un aiuto mentale per visualizzarvi le associazioni e le cardinalità, potete tranquillamente immaginarle come tabelle, no? di una griglia. In fondo stiamo parlando di sottoinsiemi di coppie, quindi è uno dei modi di rappresentarle. Ecco, adesso torniamo al nostro esempio della volta scorsa, che ci sono un paio di cose da correggere, ma prima di farlo noi ci siamo dati degli strumenti di modellazione, no? Allora, alla fine, tanto per riassumere, abbiamo classi, attributi e relazioni. Relazioni sono legate alla cardinalità, sono specificate meglio dalla cardinalità. Poi abbiamo un po' di varianti sul tema, tipo le classi di associazione, che sono una relazione un pochino più ricca di informazioni, l'aggregazione e la specializzazione, barra generalizzazione, secondo di come leggete la freccia, che ti permette di risparmiare sulle parti comuni delle classi. Quindi abbiamo questi 6-7 costrutti in totale, tutti, non abbiamo altri, per rappresentare un modello concettuale. Dopodiché, nel modellare le cose, quali criteri dobbiamo seguire? Cioè, noi pensiamo, ma una cosa la potrei modellare così oppure cos'ha? In un modo oppure in un altro? Allora, ci sono, quando siete di fronte a delle scelte, ci sono magari motivi diversi per cui si possono fare cose diverse. Il primo motivo, il principale, è che interpretate in modo diverso i requisiti del testo. Cioè, io scrivo una frase, voi la leggete e metà di voi la capisce in un modo, l'altra metà la capisce in un altro. E questo è normale, ok? Nessuno di noi è malato. Semplicemente si può interpretare in un modo diverso. Allora, a questo punto è ovvio che poi ciascuno, se interpreta la frase in un modo piuttosto che in un altro, il modello poi sarà fatto in modo diverso. Quello su cui io insisto è che voi facciate queste scelte in modo consapevole. Vi accorgiate che lì avete deciso che questi due li tratto come sinonimi, o deciso che li tratto come cose diverse, o deciso che questa cosa sia ripetibile più volte oppure no. Cercate di non andare in discesa senza capire ciò che... senza fare scelte di cui non vi rendete conto. No? Poi, ogni decisione che sia compatibile con il testo va bene, è accettabile in questo contesto semplice dell'esame, del corso. Poi possono esserci delle differenze dovute a modi diversi di arrivare alla stessa soluzione. Quindi, a parità di interpretazione del testo, il testo l'abbiamo capito nello stesso modo, ma io quella cosa la rappresento in un modo e tu la rappresenti in un altro. Io quell'attributo lo metto nell'association class e tu lo metti dentro la classe, ad esempio. E se nel caso in cui la cardinalità sia 1, è esattamente la stessa cosa, assolutamente indifferente. Quindi a quel punto va quasi a preferenza. Sono modi diversi di dire la stessa cosa. È come scrivere A per B più C oppure AB più AC. È uguale, sono equivalenti. Ci sono forme equivalenti dal punto di vista dell'informazione che portano. Descrivono la stessa informazione con costrutti leggermente diversi. Ma io qui devo fare la generalizzazione oppure no? Dipende.
Se tu mi metti un attributo che mi dice se la pianta è d'appartamento o no, oppure fai una generalizzazione che mi specializza in piante d'appartamento e piante non d'appartamento, l'informazione è la stessa. Cioè che quel tipo di pianta si divide in due gruppi, a seconda di un tipo o dell'altro. Poi, a quale gruppo appartiene? Me lo dice un attributo sì, no, booleano, o me lo dice invece l'appartenenza a una sottoclasse? Sono due modi diversi di rappresentare la stessa informazione. Non ce n'è uno più giusto e l'altro meno giusto. Ok? E poi ci sono tutti gli errori, ovviamente. Ci sono tutti i modi sbagliati di fare le cose. Su questo, chiaramente, c'è un'infinità di modi di sbagliare. No? Quindi noi parliamo solamente delle scelte, delle varianti che portano comunque a risultati corretti. Ok? Quindi a volte c'è una modellazione che dice ma a me sembra la stessa cosa, in realtà non lo è perché il risultato è sbagliato. Quindi non sto dicendo che avere 100 soluzioni diverse è equivalente a dire qualunque soluzione va bene, no? Qualunque soluzione corretta va bene. Ma rimanendo nell'ambito delle soluzioni corrette, quale è preferibile a un'altra? Ci possiamo dare dei criteri per guidarci un pochino nello scegliere facciamo così o facciamo cos'ha? Allora, noi abbiamo provato a proporvi questi quattro criteri qui. Beh, il primo è fondamentale, no? Cioè i requisiti devono essere rappresentati in modo corretto. Se è possibile iscriversi più volte a un esame, il modello concettuale lo deve permettere. Se non è possibile, il modello concettuale lo deve impedire. Nei limiti ovviamente della capacità espressiva del modello concettuale, perché non è che si può modellare proprio tutto con queste 4-5 costrutti che abbiamo, questi 6-7 costrutti che abbiamo. Però ciò che è possibile modellarlo va modellato in modo corretto. Quindi il modello deve rappresentare fedelmente i requisiti. Primo. Secondo, possibilmente tutti i requisiti devono essere rappresentati. Mi verrebbe da aggiungere, tutti i requisiti rappresentabili devono essere rappresentati. Perché ci sono alcune frasi che dici, ma questo qua come lo rappresento? Non si può. È una sfumatura troppo fine per cui questo modello, col potere espressivo di questo modello, non posso descriverlo. Quindi bisogna fare in modo che nel modello ci siano espressi tutti i vincoli, qui chiamati requisiti, che erano espressi nel testo, impliciti o espliciti. Nella completezza spesso cade la possibilità di definire fatemi fare un esempio, dei concetti prima ancora che esistano, o meglio, faccio l'esempio dell'esercizio di ieri, il secondo, no, che ce l'avete in mente, quello della collocazione dei video. Ok, avevate una videocassetta che aveva una certa collocazione all'interno di un centro di servizio. Quindi questa è una relazione tranquilla tra film e centro di servizio, mediata dalla collocazione, quindi la collocazione era un'informazione che ti serviva per il centro, per sapere dove era quel film all'interno di quel centro di servizio. Okay? Si poteva fare come association class? Allora, in base alle regole che abbiamo detto prima, non ci sarebbe stato problema. Perché un film, non è, se lo metto in un centro di servizio, lo metto in un determinato scaffale. Quindi non ho problemi di mettere lo stesso film nello stesso centro di servizio in scaffali diversi. Sarei abbastanza idiota, no? A spargerli in giro. Se li metto in un posto è per poterli trovare facilmente. Però, se ci pensiamo, io quando costruisco il centro di servizio, lo costruisco e costruisco gli scaffali. E l'informazione su quali scaffali ci sono nel centro di servizio ce l'ho prima e indipendentemente dal sapere quali film ci metterò sugli scaffali. Quindi l'informazione sullo scaffale non è solo, non ne parlava tanto il testo, no? Però ho preso questo come esempio perché si riallaccia a questa cosa, a questo concetto di completezza. Non è solo una informazione accessoria del fatto che quel film l'ho messo lì, ma è un'informazione a priori
che mi dice, guarda, in questo tipo di servizio, quanti sono gli scaffali? Ok, qual è libero? Questo. Allora il film lo metto lì. Quindi mi serve avere l'informazione su quali sono gli scaffali, indipendentemente, precedentemente addirittura, rispetto all'informazione sui film. E allora in quel caso lo scaffale deve essere un concetto. Lo scaffale, collocazione, mi sembra che si chiamasse quella classe, no? È un concetto a sé stante. Noi purtroppo tendiamo a immaginarci i modelli pieni già di dati, con una situazione a regime. In realtà spesso non lo è a regime, cioè alla fine per arrivarci a regime con tutti i dati collegati devo passarci. Allora, la domanda che io posso farmi è, per riuscire a capire questi casi, no? Mi sono dimenticato una classe vera, mi serve una classe, in questo caso lo scaffale, magari mi accorgevo che mi serviva. La domanda che mi posso fare è, ma lo scaffale esiste anche se non ha dei film sopra? Sì. E allora se esiste è un concetto. E devo preoccuparmi di modellarlo. Il voto esiste se lo studente non ha superato l'esame? No. E allora non è una classe. È solo un'association. Quindi sono piccole autointerrogazioni che ci facciamo per chiarirci su alcuni aspetti. Riesco a fare un esempio di scaffale senza nominare nessun film? Sì. Scaffale 3 livello 2. E allora non è una proprietà dell'associazione, è un oggetto a sé stante. Ok? Quindi qua, dopo che abbiamo fatto la modellazione, ci facciamo domande per scoprire se tutte le informazioni di cui il sistema informativo dovrà aver bisogno, quindi che sottostanno allo scenario che viene raccontato nel testo, se tutte queste informazioni sono in qualche modo rappresentate. Poi gli altri due, e questi due se vogliamo sono i due criteri più forti, no? Vincoli più forti. Gli altri due sono delle indicazioni di leggibilità e minimalità. Beh, leggibilità, se una cosa è chiara, facile da leggere, è sempre meglio che una cosa contorta, difficile e incomprensibile. Visto che stiamo facendo questo proprio per descrivere come dovrà essere fatto il sistema informativo, se tu descrivi in modo incomprensibile è abbastanza inutile. Quindi cercare tra le varie formazione possibile quella che sia più chiara, più lineare, più immediata, più diretta. Se te ne vengono in mente due, chiediti ma qual è più semplice? Poi quella più semplice spesso è anche quella più giusta, no? E poi la minimalità, cioè non avere elementi superflui, non avere elementi ridondanti. Se un'informazione si può ottenere in un modo, basta. Non aggiungere mai un secondo modo per ottenere quella stessa informazione. Quindi in questo caso la ridondanza è un errore, perché in vista manutentiva di un sistema informativo, se io ho dei punti ridondanti, tutte le volte che dovrò in futuro modificare una funzionalità che tocca uno di quei punti, dovrò ricordarmi, ah ma guarda che se aggiorno questo deve anche aggiornare quell'altro perché rappresenta la stessa informazione. E lì siete fregati, se avete un sistema informativo che dipende, in cui tocco un punto, se tocco un punto devo anche correggere da un'altra parte, siete morti, nel senso che di sicuro quando farete l'evoluzione del sistema diventerà via via sempre più contorto e non riuscirete a gestirlo, se non c'è un modello minimale di base sotto. Quindi per questo cerchiamo sempre di evitare ogni ridondanza nelle relazioni e negli attributi. Allora, se andiamo a riprendere il nostro esempio della settimana scorsa, alla luce di quanto abbiamo imparato, no? in questi ultimi due giorni, come potremmo ancora migliorarlo? Allora, innanzitutto devo correggere un errore che mi hanno fatto notare martedì alla fine della lezione, che è legato a questa cardinalità qui. E perché fa sempre la cosa diversa? Ok. Questa cardinalità 1, non clicco perché sennò disubbidisce, di partecipante su Team. No? Mi hanno fatto notare che giustamente è sbagliata,
mi hanno giustamente fatto notare che è sbagliata, che giustamente sbagliata non vuol dire niente, perché un partecipante, poiché egli può partecipare a più hackathon diversi, allora per ogni hackathon parteciperà a un team diverso. No? E quindi non sappiamo tanto come dirlo, no? Perché noi vorremmo dire, tu nella tua vita puoi far parte di tanti team diversi, ma in quel determinato hackathon puoi far parte di un team solo. Giusto? Quindi noi abbiamo una cardinalità U, una sorta di cardinalità 1 che dice in quell'hackathon puoi far parte solo di un team, ma poi una libertà di poter far parte di altri team in altri hackathon futuri. Allora, uno non va bene perché non mi permette di partecipare ad altri team in hackathon diversi. Molti non va bene lo stesso perché mi permetterebbe nello stesso hackathon di partecipare a più team diversi. Qualcuno vede una soluzione a questo dilemma? Bisogna un po' ripensarlo. Dimmi. Allora, no. Allora lui dice, facciamo una association class tra partecipante e hackathon. E dentro la association class ci scriviamo il team. Non va bene per due motivi. Uno, le association class non ci permettono mai di rimediare agli errori sulle cardinalità. Perché l'association class aggiunge informazioni laddove la relazione c'è già. Però non mi permette né di aggiungere le relazioni dove prima non ci potevano essere, né di cancellarle dove non le volevo. Quindi errori di cardinalità non si risolvono con l'association, primo. Secondo problema di quella ipotesi di soluzione, un po' più subdolo, è che, come dicevo, l'association class non è una classe. Quindi se io qua scrivessi association class team e dentro il team ci metto un numero, 3, poi avrò un altro partecipante con un'altra classe team 3, questi sarebbero due oggetti diversi, perché è un 3 scritto da una parte e un altro 3 scritto dall'altra parte, non è lo stesso team. È un altro team che ha lo stesso numero. Allora, se parliamo di chiarezza e minimalità, siamo lontani qua. Allora, ci vuole un'arma un pochino più potente della association class. Una bella classona, no? Se io avessi una classe qua in mezzo, quando dico qua in mezzo sposto la roba in modo da fare spazio, che chiamo partecipazione, che va a sostituire questa relazione partecipa, potrei dire che il partecipante, perché fai sempre cose che vuoi tu, il partecipante aderisce, e poi ci troviamo un verbo che ci piaccia, a una partecipazione, e ciascuna partecipazione è relativa a un hackathon e a un team. Fatemi mettere qua un molti, qua un 1, qua un 1.
Allora, io nella mia vita posso fare tante partecipazioni. Una partecipazione per un certo hackathon, e in quella partecipazione per quell'hackathon lì dovrò scegliere un team solo. Quindi quello che voleva fare lui con la Association Class in realtà lo faccio con una classe vera. Se io tolgo adesso queste relazioni che non mi servono più, in qualche modo è come se avessi modellato la relazione partecipa con una classe intermedia, che mi permette di avere maggior controllo sulle cardinalità e mi permette di vincolare questa partecipazione al team. Il problema che prima non riuscivo a risolvere è che dovevo mettere d'accordo due relazioni, la relazione di partecipazione all'hackathon e la relazione di inserimento nel team. Ma le relazioni da sole non si possono collegare tra di loro, allora devo usare delle classi per rappresentarle. Quindi così potrò dire che una partecipazione è relativa a un partecipante che si è iscritto a un hackathon. Quindi questo 1-1, no, da un lato è un po' il sintomo della classe intermedia. La classe intermedia è una cosa che dai due esterni vede univocamente un hackathon, univocamente un partecipante. Quindi in qualche modo mi rappresenta la relazione tra questi due estremi, ma la rappresenta in modo forte, avendo una sua identità, avendo una sua classe. Quindi anche l'hackathon ovviamente sarà composto da molte partecipazioni. E alla partecipazione sono associate una serie di informazioni, che potrebbe essere la data, potrebbero essere altre cose, non date due punti int, ma data due punti date, data iscrizione due punti date, cose di questo genere. E poi posso legarla ad altre informazioni attraverso le relazioni. Di nuovo, per lo stesso motivo di prima, io qui non ci scrivo team due punti intero o team due punti stringa. Perché il team, perché se scrivessi qua team due punti numero intero, avrei due partecipazioni diverse di due utenti diverse che casualmente hanno un numero comune. Allora, avere un attributo con un valore casualmente comune non è la stessa cosa che essere in relazione con lo stesso oggetto. Cerchiamo sempre di non, so che chi ha fatto, chi ha in mente l'SQL un pochino rimane fregato, perché dice, ah ma sì, ma in realtà le due cose sono uguali se le loro chiavi primarie sono uguali. E quindi l'SQL purtroppo ci abitua a ragionare in termini di uguaglianza di valori. Invece qua no, attenzione, il fatto che due valori, due stringhe, due interi siano uguali non significa nulla. Se voglio dire che due cose sono la stessa, lo rappresento con una relazione. Estraggo l'identità di quell'oggetto in una sua classe. Ok? Se per me è importante che sia lo stesso, che siano due cose diverse, vuol dire che è importante il concetto di team. E lo voglio rappresentare unicamente, non casualmente hai lo stesso numero. E quindi in realtà poi questa cardinalità qua, anziché 1, dovrebbe essere più correttamente 0,1, perché potrei non avere ancora far parte, non essere ancora inserito in nessun team. È un determinato team, ha un certo numero di partecipanti, questo lo sappiamo. Quindi in questo caso abbiamo risolto il problema di prima? Direi abbastanza sì. Perché è possibile per un partecipante partecipare tante volte, ma in ogni volta in cui partecipa, partecipa solo a un hackathon e solo a un team. C'è ancora un aspetto, se vogliamo, che non siamo riusciti a risolvere. Cioè, se quello è uno subdolo che si iscrive due volte allo stesso hackathon, praticamente quel partecipante avrebbe due partecipazioni
la partecipazione 1 all'hackathon 1, la partecipazione 2 sempre all'hackathon 1. E quindi mi frega, perché si scrive due volte. Questo non lo posso bloccare, perché quest'uno qua mi dice solo che ciascuna partecipazione è relativa a un hackathon specifico, ma una partecipazione diversa può esserci un'altra partecipazione relativa allo stesso hackathon. Che poi quest'altra partecipazione sia dello stesso partecipante è possibile, questo modello lo permette. Quindi, e non c'è modo di evitarlo. O torno al modello precedente, in cui non avevo la classe intermedia, avevo solo la relazione diretta, allora lì lo stesso partecipante e lo stesso hackathon non potevano comparire più volte per il principio della tabella della griglia. Ma avevo poi il problema da parte del team. Cioè, per risolvere un problema relativamente grosso del team, ho introdotto un problema un pochino più piccolo sulla partecipazione. Però qua non ne esco. Infatti quello che dicevamo prima, no, quando parlavo dei principi generali, correttezza e completezza nei limiti di quanto questo formalismo ci può permettere. Cioè io dovrei aggiungere un vincolo del tipo, però lui può avere tante partecipazioni purché ad hackathon diversi. Ecco, questo purché ad hackathon diversi nel diagramma delle classi UML non si può scrivere. Non c'è un costrutto per farlo. Amen. Ho fatto del mio meglio nei limiti del formalismo. Okay? Qui ci sono delle, soprattutto le relazioni di secondo ordine, una relazione la cui esistenza dipende dall'esistenza di un'altra relazione che in un modello di primo ordine come questo non si possono rappresentare. Vabbè, questo è il problema del modello matematico che sta sotto. Ok, questo era un aspetto da sistemare, più rognoso di quanto non sembrasse a prima vista. Poi mi invento l'intervallo dei nomi a queste relazioni. L'altro aspetto, che magari qualcuno ha notato, e avevamo già accennato in realtà, è quello che partecipante, organizzatore e giudice in realtà sono tutti persone. Per cui si poteva immaginare, anzi, poteva essere comodo, consigliabile, vediamo se riesco a non perdere tutto quando faccio quello nuovo, copia, incolla, ok. Faccio un'altra variante, tanto per non perdere quello precedente, in cui posso riconoscere che organizzatore, partecipante, giudice sono sottoclassi di iscritto alla piattaforma. Quindi io di un iscritto avrò certe informazioni, tipo il nome, fate cliccare, nome, potrebbe esserci l'email e così via. E quindi l'organizzatore è un tipo di iscritto. E quindi l'attributo nome lo tolgo dall'organizzatore perché è già presente in iscritto, è già automaticamente ereditato. Partecipante anche. Giudice anche. Questo tra l'altro ha un vantaggio in più, che mi permette di avere un unico, diciamo, database di iscritti, i quali iscritti persone possono in un certo hackathon essere organizzatori, in un certo altro essere giudici, in un certo altro essere partecipanti.
e sono sempre con la stessa mail, con la stessa password, con lo stesso login. Mentre prima immaginavo di avere tabelle separate, una per l'organizzatore, una per i giudici, una per gli utenti, e quindi se uno che era utente un domani voleva diventare giudice, doveva riregistrarsi in un'altra tabella. Quindi ho messo a fattor comune degli attributi. Potrei anche chiedermi se mettere a fattor comune delle relazioni. Allora, ci sono relazioni comuni a organizzatore e giudice e partecipante? No. Ce ne sono due che si somigliano molto, che sono organizzatore organizza hackathon e giudice giudica hackathon, ma non le posso trasformare in un'unica relazione iscritto gestisce hackathon. Non lo posso per due motivi. Uno, perché questa cardinalità è molti, quell'altra è uno, quindi non le posso unire. Non hanno la stessa cardinalità, quindi non posso definire una a livello alto, solo, che la rappresenta entrambe. E due, perché ovviamente il partecipante non deve partecipare a quella relazione di gestisce, perché lui è legato a tutto questo concetto di partecipazione ai team. Quindi in questo caso non ho nessuna relazione che valga per tutti gli iscritti. Ah, questo potrebbe essere il punto d'arrivo di questo modello concettuale. Così, oppure così, senza fare la generalizzazione, come dicevo, sono rappresentazioni equivalenti, dicono la stessa cosa. Questa è un pochino più compatta, ha meno cose, e un pochino più leggibile forse, un pochino più esplicita. Qui c'è sempre da chiedere, scusate, pardon, in questa in quella precedente ho sempre il dubbio che il nome dell'organizzatore, il nome del giudice, ma rappresentano la stessa informazione oppure no? Quindi questa seconda è un pelino preferibile. Vi devo dire che nell'ultimo appello questo discorso qua del team, della partecipazione, non l'ha fatto nessuno, non me ne sono neanche accorto, quindi andava bene così. Anche la prima versione che abbiamo fatto con la relazione sul team. E a volte poi quando uno le cose le riguarda con più calma si accorge di sfumature. Ogni volta che lo riguardi ti accorgi sempre che c'è qualcosa che manca. L'ultima nota, solo, vi sarete accorti, io con un certo disappunto anche, che dal primo diagramma sono spariti gli attributi nome. Ma prima c'era nome, giuro, l'abbiamo visto tutti, possiamo andare indietro con la registrazione, adesso non c'è più. In realtà è giusto così, no? Sono io che agivo con troppa nonchalance, perché Asta tiene separato la nozione del modello da quella dei diagrammi. Il modello è qua, che ti dice quali sono le classi e quali sono gli attributi delle classi. Tu quella classe la puoi riusare in 100 diagrammi diversi, ma è sempre la stessa classe. Quindi se aggiungi o togli un attributo in un diagramma, questo attributo viene aggiunto o tolto nel modello e automaticamente, istantaneamente si replica su tutti i diagrammi che eventualmente contengono quella classe. Quindi quando io ho cancellato l'attributo nome da qui, dove c'era la generalizzazione, in realtà l'ho cancellato dal modello vero e proprio e quindi anche nel primo diagramma non c'è più. Questo normalmente va bene, perché io non faccio più diagrammi con versioni alternative del sistema. Posso fare, se un sistema è complicato, non lo metto tutto in un diagramma solo, se no non ci capirei nulla. Faccio tanti diagrammi diversi, ma grazie a questa feature qui, che mantiene il modello separato e uniforme tra i modelli, sono sicuro che la stessa classe nei vari modelli sarà sempre uguale. Non c'è il rischio che la stessa classe, quando la riprendo in un secondo momento, abbia degli attributi diversi o delle relazioni diverse. In questo caso mi ha dato fastidio, ma è anche stata l'occasione per farvi notare questo modo di ragionare che ha il tool.
I diagrammi sono un aiuto grafico per fare la cosa vera, che è quella di costruire il modello. Ok, vi ho oscillato abbastanza, quindi possiamo fare una pausa e possiamo riprendere alle 6:05 parlando di modellazione di sistemi informativi, quindi ci rilassiamo un po'.